e la palla viene rimessa in campo con discreta facilità da parte di Milano. Non si può dire altrettanto del possesso, infatti GGS recupera il pallone e vola in contropiede con Verniaghi, trova il canestro, si torna poi dal solito Verniaghi che è discreto go to guy per GGS, e con l'andare avanti ha più bocche da fuoco che lo possono che la possono servire, una fra tutte, numero 10, di nome di fatto. Poi attenzione perché l'attacco di Milano deraglia, Verniaghi fa saltare Baptista, si appoggia al ferro e segna il suo 20° punto in questa partita. 8 secondi sul cronometro dell'azione per Di Meo da gestire, si è costruito effettivamente un po' poco, però si trova Verniaghi libero sotto canestro che segna, subisce il fallo di Momesso e segna. Attenzione nel frattempo a Zanitelli che non è ancora riuscito a essere della partita, uno che invece è della partita, Di Meo che però sbaglia il tiro, e uno che entra in partita e lo stavamo aspettando è Verniaghi. Torrealini si prende anche una responsabilità notevole visto che ha appena commesso fallo, tra l'altro in una situazione simile. Qua cerca di prendersi lo sfondamento, nulla da fare rispetto a quella di Varese, quindi sicuramente non è semplice attaccare contro quella difesa. Qua l'attacco al ferro, la palla arriva da Vergagni, rifugiare nel tiro da tre punti perché sicuramente l'area del Basketball Project non è di facile esplorazione. Energiche, frizzanti da entrambe le parti, il tempo passa anche più velocemente, e questo lo dico anche letteralmente, nel senso che obiettivamente manca veramente poco alla fine del primo tempo e non ce ne siamo neanche accorti, abituati a vedere punteggi così alti. Verniaghi con una difesa spettacolare va a rubare palla, va in cost to cost, attaccare il ferro, non segna, che passa la palla nell'angolo a Di Meo che però sbaglia il tiro. Verniaghi va a recuperare anche il rimbalzo offensivo, fa il giro dell'area e va a segnare dall'altra parte. Punti e 38 ci dividono dalla fine del torneo, almeno dalla fine dei tempi regolamentari. Non va del torneo, attacca lunghissima distanza ma non ce la fa Verniaghi con l'ennesimo rimbalzo della sua partita e anche con l'assist verso Ficetti. Insomma, adesso non conta solo essere più bravo dell'avversario, devi anche essere mentalmente più pronto. A partita 55-67 il punteggio in favore di GGS, diventa 69 adesso. Maglia verde, palla che arriva molto bene dalle parti, tira la tendenza della partita. Anche la tensione si sente sugli spalti. Assolutamente. Wow, un altro canestro incredibile. Pazzesco go to guy Verniaghi in questa fase della partita.